tue scarpe nuove si illuminano quando cammini! Emily, andiamo, siamo in ritardo! Oh, ma com'è carina Emma con le sue nuove scarpine magiche! Sì, sono fantastiche e stanno una favola con la sua nuova tenuta sportiva! Grazie per il regalo, Mami! Sono contenta, andiamo, continuare a giocare più tardi! Wow! Il segnale arriva dalla Nuova Zelanda, dalla grotta di Waitomo. Una grotta piena di migliaia di lucciole che ne illuminano l'interno. Acqua è lì e ha bisogno di noi. E noi dobbiamo aiutarla. Destinazione Nuova Zelanda. Ovunque e dovunque andremo, Pinky Promise ci guiderà. Cosa succede? Entro io per prima. Con le mie super scarpe che illuminano tutto non ho paura. Aspettate qui, torno subito. Quanto sono esagerate queste trottis. Strano, qui ci sono poche luci. Chi ha chiuso la porta? Ma non c'era nessuna porta! Sarei dovuta rimanere con le mie amiche. In questa grotta c'è una pianta arrampicante che si è mangiata tutte le lucciole. E la prossima sono io! Ecco, lo sapevo! Adesso salterà fuori un mostro del fiume! Emma, sei venuta? Cosa ci fai qui da sola? Ciao, Acqua! Questo rampicante mangia lucciole, mi ha chiuso qui dentro e non mi lascia più uscire! Ah no! Questa pianta è innocua! Vuole solo proteggere le lucciole, ma è troppo tardi! Coralio, il tritone del mare, è ossessionato dalla luce e dalla sua magia. Si è portato via tutte le lucciole lasciando la grotta nell'oscurità. Voglio parlare con lui, ma non mi apre la porta. Dici che gli piace molto la luce? Beh, le mie scarpe hanno molta luce. Anche se non potrei arrivare fin là, non sono una sirena. Ecco, con la squama magica si può respirare sott'acqua. Forza! Fuori di qui! Ah! E va bene, esco! Ma dimmi dove hai comprato quelle scarpe! Sono favolose! Non lo so, me le ha regalate la mamma di Emily e anche il mio outfit, non è bello? Ma non siamo qui per parlare di questo. Sai cosa hai fatto nella grotta di Waitomo? Non hai lasciato neanche una lucciola. Beh, ne ho lasciate 3 o 4. Mi dispiace, ma ho bisogno di quella luce. Da quando la barca è affondata e ha bloccato tutta la luce del sole, i miei preziosi coralli si stanno scolorendo. Hanno bisogno di luce per brillare. Oh, capisco. Non si possono spostare altrove perché sono così delicati. Dobbiamo spostare la barca, stando attente che non schiacci né la casetta di coralli o né i suoi coralli. Così non ce la faremo, la barca schiaccerà la casetta di coraglio. Che fai, Acqua? Non è questo il momento di giocare. Non preoccuparti, ci vorrà solo un attimo. Vortice degli abissi! Ora ho capito, che sballo! Oh, grazie, Trottis! Avete riportato la luce del sole alla mia casa e ai miei coralli! Mi dispiace di essere stato tanto egoista! Non preoccuparti, Coralio! Tutti commettiamo degli errori! Basta riconoscerli e rimediare! Adesso andiamo! Le altre Trottis saranno preoccupate! Vedrai come saranno felici quando ci vedranno arrivare! Sì! Che fortunate ad assistere a questo spettacolo! Alla prossima, Acqua! Dobbiamo tornare da Emily! Sta tornando per giocare ancora con le mie scarpe magiche! Emma, mi dispiace di averti lasciata ad aspettare qui così tanto. Scommetto che non vedevi l'ora di giocare con le tue nuove scarpe magiche. Anche io non vedevo più l'ora. Siamo! Siamo! Mia! Emma! Lucy! E Sophie! E viaggiamo intorno a tutto il mondo! Trottis, Trottis, Pinky Promise! Non riesco a sentire
dicono che se avvicini la conchiglia all'orecchio puoi sentire le sirene cantare. Ah, le sirene non esistono, che cosa stupida! Emily, vieni a fare shopping con me? Certo, ma spingo io il carrello! Certo che le sirene esistono, vediamo... Lo so cosa non va, è un po' bloccata... Credo che la mappa magica ci chiamerà fra tre, wow, due... Sei il più veloce della mappa! Andiamo! Il segnale viene dall'Australia! Oh, ci sono le sirene in Australia! Vorrei tanto avere una preziosa coda da sirena! It's so beautiful! Che cos'è questa cosa bellissima e piena di colori? È la più grande barriera corallina del mondo ed è importantissima perché protegge tantissime specie marine. Qualcosa non va, dobbiamo andare il prima possibile. Chi viene in Australia con me? Io! Comunque e dovunque sarà, Pinky Promise ci guiderà! Che bello vedervi! La barriera corallina è in pericolo! Che succede, Acqua? La conchiglia è sparita! Sono venuta qui per cercarla, ma non c'è! Non riesco a trovarla da nessuna parte! Una conchiglia? Voilà! Ecco la conchiglia! L'ha presa in prestito dalla stanza di Emily! Grazie, Sophie! Sì, la conchiglia assomiglia a questa, ma è molto più speciale! È una conchiglia magica! Oh. Ascoltate, Jaha, la sirena responsabile del controllo della grande barriera corallina, mi ha detto che un paguro gliel'ha rubata mentre non guardava. Ora, siccome la conchiglia è così bella e luccicante, il paguro non vuole più restituirla. Jaha ha provato a offrirgli tante cose in cambio. Alla fine il paguro voleva restare da solo, è saltato su un motoscafo di passaggio ed è sparito all'orizzonte. Jaha è molto preoccupata per la barriera corallina, dice che le onde distruggeranno tutto se la conchiglia non verrà ritrovata presto. Non devi preoccuparti, ti daremo una mano noi. La prima cosa che dobbiamo fare è trovare il paguro e la conchiglia magica. Ma come facciamo? È a Sydney, la più grande città dell'Australia. Come arriviamo lì? Indicami la strada, Lucy. La prima cosa che dobbiamo fare è trovare il paguro e la conchiglia magica. Non ce la puoi fare, Emma. Non hai una coda da sirena, non puoi respirare. Come arriviamo lì? Aspetta un attimo. Ma certo, possiamo prendere una piccola barca. Oh no, ho dimenticato che i disegni spariscono in acqua. Che ne pensate? Possiamo combinare i nostri poteri, la mia tecnologia, con i tuoi disegni, Sophie. Possiamo creare una coda di sirena impermeabile, così non si dissolverà in acqua. Premo qui, e qui, e... Pronta! Ora disegna qui, Sophie. Mi servirà solo una scaglia di sirena. Vi darà l'abilità di respirare sott'acqua. E ora, che magia sia! Chi vuole diventare una sirena? Io! Io! Possiamo andare a cercare la conchiglia! Ho sentito che ti piacciono le belle conchiglie. Che ne pensi se io e la mia amica Lucy te ne diamo una più bella? E lasciamo che Jaha ripari la barriera corallina con quella magica? Non credo che ti capisca, Sophie. Pre-pi-pi-pi-pi. Restituiremo la conchiglia al mare. A scuola abbiamo imparato che le conchiglie sono molto importanti per le piccole creature del mare. Alcune le usano per protezione, come uno scudo. Immaginate se questa conchiglia finisse nelle mani di una sirena. Nah, che sciocchezza. Buonanotte, Trottis. Siamo le Trottis. Trottis, Trottis. Trottis, Trottis.